Questo programma è presentato da Mille Voglie di Roberto Marinelli. Mille Voglie è caffè, bar, gelateria artigianale e cioccolateria. Lo trovate a Castrocelo in via Casilina, a 200 metri dal semaforo, direzione Frosinone. FD Market, alimentari e diversi, accessori, carni fresche di produzione propria e in più vendita di pellet. FD è aperto con orario continuato e lo trovate a Castrocelo in via Casilina a 50 metri dal semaforo in direzione Frosinone. Caffè Bella Vita, bar, gelateria, paninoteca, tabacchi, super enalotto. È inoltre possibile fare ricariche post pay e pagare il canone RAI. Non manca mai poi il divertimento con le frequenti serate ballo. Lo trovate in via Casilina Nord a 50 metri dal semaforo a Castrocelo. Telefono 0776 777 079. Buonasera, vi terremo compagnia per 90 minuti con attualità, politica, territorio e molto molto altro. Live from Studio 1 di Radio Gioventù in Rocca Secca, l'universo nella mano, ascoltate la nostra voce. Buonasera, buonasera, bentornati all'universo nella mano, 21.04, siamo praticamente puntuali questa sera. Buonasera ai nostri radioascoltatori, però buonasera anche a te Biagio, come buonasera, stai? Buonasera Valerio. Come buonasera, stai? Ti vedo molto impegnato, tutto a posto? Sì, ultimamente sono molto 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 impegnato, per colpa tua. Ah ok, no, scherzo. Bene. Allora, buonasera a tutti i nostri radioaspettatori. Di che cosa parleremo oggi 12 marzo? Oggi 12 marzo sì. Parleremo di tante cose. Di tante cose. Soprattutto di quello che è successo in questa giornata. Sì. Nella storia. In particolare, un anno fa veniva aperto che cosa? Il conclave che doveva decidere quale sarebbe stato il successore di Benedetto XVI. Benedetto XVI, che sarà poi Francesco I, Francesco, semplicemente Francesco. Hai un'idea di com'è stato? Puoi dirci secondo te com'è stato questo primo anno di pontificato di Papa Francesco? Beh, inizialmente diciamo che è stato un po' una sorpresa, cioè sì. Non un po', un bel po' un una bel sorpresa, po', sì, sì. In quanto comunque è stato il primo a dare quel senso di semplicità al mondo intero, perché dalla visione di capo di Stato è stato il primo capo di Stato a dare veramente una lezione di semplicità insieme al, lo ricordiamo sempre, il presidente dell'Uruguay Mujicas, che è anche candidato al premio Nobel per la pace, un uomo che vive con 1250 dollari al mese, quindi incredibile. Sicuramente Papa Francisco, come lo chiamano in America Latina, è stato un rottamatore, quasi, per usare un termine. Un vero rottamato. Non è che quando è arrivato lassù sono diventati tutti quanti rottamatori per osmosi, come in altri ambiti. Sì. Però va bene. E invece, che cos'altro è successo? Ci raccontavi di una piccola annessione, no, della Seconda Guerra Mondiale? C'è stata un'annessione che a favore di colui che era il dittatore del Terzo Reich. Sì. Che era nativo di questo paese, l'Austria. Sì. Appunto, l'Austria si era annessa in questa data. Si è fatta annettere tramite l'Anschluss, che è proprio annessione. Il famosissimo Anschluss, in cui il 12 marzo del 40 praticamente si realizzava quell'impero pan-germanico, cioè tutta Germania, composto appunto dalla Germania, la Polonia e l'Austria. Quindi un'altra cosa molto interessante, si parla anche di Anschluss nell'ultimo libro di Vladimiro Jacquet, andatevelo a leggere perché è un altro tipo di Anschluss, si riferisce a un Anschluss economico, e quindi c'è anche a fare con l'Unione Europea, c'è anche a fare con l'Unione Europea e con lo strapotere tedesco. Magari noi consigliamo questo libro che è stato anche presentato dai comunisti italiani ad Aquino, che ha riscosso un bel successo. Leggetevelo anche se non siete di estrema sinistra, tanto più che Giacchè non è di estrema sinistra. Ebbene, meno noi che lo stiamo presentando. In effetti. Biagio, oggi siamo stati spettatori di una notizia che un po' tutti sapevano, però adesso lo sappiamo nel dettaglio, cioè da un'intercettazione, anzi da un filmato di Totorina, sempre con il famoso boss della Sacra Corona Unita lo russo. Che cosa diceva Totorina lo russo? C'era un mistero attorno a questo avvenimento, che era la morte di Paolo Borsellino la strage di Via D'Amelio. Sì.
riguardo appunto alla modalità con la quale era stato azionato il telecomando che ha azionato appunto la bomba. Sì, la, infatti, l'autobomba. Diversi film fanno vedere proprio che mentre Borsellino preme il famoso citofono della mamma, perché era andato a prendere la mamma per una visita neurologica, una visita cardiologica. Infatti, è stata quella, è stato quello a, diciamo, a incastrarlo. Sì, sì. Perché comunque la mamma è brutto detto così, è molto brutto, però anche se avrebbe dovuto farla 3-4 giorni prima, sì. Poi è stata rimandata a quella domenica e vabbè, e è successo quello che è successo. Quindi la bomba, c'è questo mistero, aveva il detonatore dove? Aveva il detonatore presumibilmente all'interno del citofono stesso, quindi lui quando va a citofonare aziona direttamente la bomba. E quindi è considerabile omicidio, sì, è considerabile omicidio anche in questo caso. Chi ce l'ha messo? È come se non so, se metti un coltello sopra a una sedia, ti vai a sedere e ti fai un male cane, dici, sì, no, ti sei fatto male da solo. No, non credo. Infatti, dicevo che comunque c'era un bello alone di mistero attorno a questo avvenimento. Perché più in là, diciamo, della zona di Via D'Amelio, c'era una specie di piccolissimo promontorio sul quale c'è ancora un edificio che si dice era stato affittato attraverso agenzie e contro agenzie dai servizi segreti. E infatti si dice che quando il giudice Borsellino andava dalla madre chiudeva sempre le tapparelle, che diceva non voglio farmi spiare dallo Stato. Quindi molti hanno detto, visto che c'è questo mistero, c'è addirittura una complicità praticamente. Grazie, anche che non era una complicità, però molti pensavano che da lì avessero potuto vedere, no? Oppure addirittura il segnale forse poteva essere partito da lì. Sì. C'è un Enrico De Aglio, un giornalista che parla di questo, e lo descrive molto dettagliatamente questo avvenimento. Quindi uno dei misteri era quello, però adesso forse è stato svelata la verità. Molto bene, prima di parlare del secondo argomento saluto chi è con me questa sera. Salutiamo Augusto che è alla videocamera, che fa un lavoro preziosissimo. Salutiamo Dalila, Emilio Di Rollo che è in regia insieme al nostro DJ Francesco, che è il nostro, possiamo dire, Angelo Custode? Sì, Angelo Custode. Salutiamo Anna Grazia che è la nipote del nostro ospite, però ancora non lo sveliamo, l'abbiamo detto sui giornali, su Facebook, lo sa tutto il mondo, però non lo sveliamo chi però è il nostro... già detto Anna Grazia, ormai l'hanno capito tutti. Vabbè, è il dottor Anselmo Rotondo, presidente di Forza Silvio Club e di Forza Italia. Sarà ai nostri microfoni tra massimo 7-8 minuti, facciamo così. Parliamo di questo argomento che in molti conoscono, no? Però sai come ne parlano le televisioni, con tutte quelle sigle, con tutti quegli acronimi, non, magari è astrusa la comprensione di certe situazioni che sono anche abbastanza complicate, complesse. E vogliamo parlare questa sera proprio terra a terra, come è il nostro uso fare, per mettere a portata di tutti, no? Quelle che sono le informazioni. Appunto, quindi l'universo nelle mani, non solo nelle mani dei grandi pensatori, degli eruditi, per usare un termine di 4-5 secoli fa, ma anche delle persone semplici e normalissime, come noi del resto. Sì. Bene, la situazione in Ucraina, ecco. Si è fatta un po' di confusione, no? Sì, un bel po' di confusione. Però che cosa è successo fondamentalmente? Qualche mese fa, se non sbaglio da dicembre ci sono per arrivare a questa conclusione, penso anche prima di dicembre hanno cominciato comunque a battibeccarsi per poi sfociare in quasi una rivoluzione, no? Secondo me è stata una vera... Non tutti l'hanno definita rivoluzione, sì. Però... date le abbia dei caratteri di i morti, soprattutto le vittime e anche i feriti, perché comunque non sono da meno, ha i caratteri di una vera e propria rivoluzione. Praticamente è successo questo: Yanukovych, che era l'ex presidente, anche se dice di essere ancora in carica, nessuno lo ascolta più, neanche i suoi fedelissimi, però lui dice di essere ancora presidente. Perché il nuovo presidente è come se Ciampi ancora dicesse: sì, sono ancora il presidente della Repubblica. Vabbè. Insomma, Yanukovych dice. Stava trattando con l'Ucraina, si dice che stava trattando con l'Unione Europea. L'Unione Europea aveva ovviamente fatto le sue proposte di carattere economico, no? Perché alla fine sono quelle che muovono il mondo. Sì. E l'Ucraina... la convenienza, dove sta la convenienza? Esatto. Io vengo ad annettermi. Sì, sì. Parliamo di Anschluss, beh questo non è un Anschluss, quello che diremo tra poco, sì, forse. Yanukovych
Abramovic ha avuto delle garanzie di determinate rendite, di determinati sgravi fiscali, di determinati movimenti di merci, no? Che potevano agevolare l'Ucraina nel mondo entrando nell'Unione Europea. Ora, siccome la Russia, nel presidente Medvedev, se non sbaglio, sì. Non so se si pronuncia così, e nella figura di Putin, ha messo logicamente un freno a Yanukovych, che è anche filorusso. In sostanza ha detto: senti Yanukovych, ma che cosa ti offre la Russia, l'Unione Europea? La Russia ti offre 25.000 tonnellate di gas gratis e tot di petrolio. Per il resto della vita. Praticamente in 10 anni, per 10 anni si calcola che l'Ucraina avrebbe risparmiato 2 miliardi di dollari l'anno. 2 miliardi di dollari sono una certa cifra, per rimanere, non dico nel blocco russo perché qualcuno lo associerebbe al blocco sovietico, ma per rimanere nell'area di influenza quasi asiatica, del molto est Europa. Però, al di là della convenienza economica, c'era una volontà del 60-70% degli ucraini, e quindi ovviamente Yanukovych ha firmato questi patti con la Russia, di fatto mettendo da parte l'Europa, no? Sì. Però mettendo da parte anche quel 60% di cui stai parlando, che forse avrebbe voluto... Non forse, ha voluto, infatti l'ha dimostrato, sì. È sceso in piazza. E ci sono stati moltissimi morti, se non sbaglio, più di 100 vittime. Sì, sono 500 feriti, uh-huh. E sono arrivati a intorno, se non vado errato, sì. Però intorno a 140 vittime. Sì, e quindi questa maggioranza di ucraini che voleva l'Europa ha chiesto dimissioni di Yanukovych, che poi sono arrivate, e quindi è stato eletto Yatseniuk, che è il premier ucraino incaricato. Yatseniuk, l'ultimo, Yanukovych. Bene, Yanukovych è quello che si è tolto, sì. Yatseniuk è arrivato. E praticamente volevano un'annessione, entrare a far parte dell'Unione Europea. Tramite, ovviamente, perché prima c'è il passaggio dell'economia, quindi si unificano più o meno le economie, e poi si unificano anche, poi anche a livello statale. No? Sì, a livello di Stato. Sì. Però c'è un però. Perché non tutta l'Ucraina è omogenea, cioè non è come la Francia o come l'Italia. C'è qualche regione del sud Ucraina. C'è la Crimea in particolare, che è una penisola molto ad est, quasi, anzi non quasi, ma ai confini con la Russia. Sta a sud, è quasi, è un promontorio, una specie di promontorio. Sì, grande, sì, promontorio, sì, sul Mar Nero. Dell'Ucraina. Alla destra, se vedete sul mappamondo, alla destra trovate la Georgia, quindi non più territorio né russo, quindi non c'è questa predominanza di russi, però il 70% dei ceceni, di coloro che vivono nella penisola di Crimea, sono russofoni, cioè parlano russo e hanno tradizioni e cultura russa. E allora hanno detto: sono anche filorussi. E sono filorussi, certo. Quindi non volevano e non vogliono entrare nell'Unione Europea. E oggi il Parlamento regionale ha votato l'indipendenza, sì, della Crimea. Quindi la Crimea ad oggi è indipendente, anticipando quel referendum per unirsi alla Russia, che è previsto per il 16, quindi fra qualche giorno, per il 16 marzo, in cui verrà chiesto agli abitanti della Crimea se vogliono o meno unirsi alla Russia. Però già aveva qualche giorno fa già aveva votato all'unanimità addirittura l'annessione. E adesso oggi c'è stato proprio il documento ufficiale. Prontamente dichiarato ovviamente da Kiev illegittimo, ma la Russia dice no, è legittimo. E soprattutto hanno detto: lasciamo che la libertà di pensiero della regione della Crimea non venga plagiata da interessi vari. Infatti Lavron, che è il ministro degli esteri russo, non so se si legga così, Lavron. Noi siamo per antonomasia ignoranti, okay, quindi trattano di temi di temi interessanti, speriamo. Questo Lavron ha detto: bisogna rispettare il diritto dei cittadini della Crimea a determinare da soli il proprio futuro, che è un bel concetto, no? Cioè quello di l'autodeterminazione dei popoli, sancito anche dalla Costituzione italiana. Sono davvero liberi questi crimeani? Il problema è che molte volte, non purtroppo alcune,
queste parole vengono usate da persone che forse non le pensano nemmeno, sì, le usano, sì, semplicemente per arrivare a uno scopo, sì, in questo caso forse, sì, non sto, certo, non certo, nessuno, certo. La Russia forse ha delle pressioni, sì. Per esempio nella guerra in Siria, Sebastopoli, che è il porto che dà sul Mar Nero, che è nella penisola di Crimea, sarebbe perfetto, sì. Infatti la flotta russa risiede a Sebastopoli, che è territorio ucraino, quindi, ucraino, diventando, o ucraino diventando territorio russo, sarebbe una grande agevolazione militare, esatto. Quindi interessi economici, interessi militari hanno portato a questa difficile situazione in Ucraina e purtroppo siamo stati spettatori di numerosi morti, sì, che non vorremmo mai vedere, specialmente quando c'è di mezzo il denaro, quindi qualcosa di molto futile, qualcosa, sì, di materiale, estremamente, qualsiasi cosa materiale, ma neanche un motivo morale giustificherebbe un morto, però sicuramente il motivo materiale è assolutamente da deplorare. Però tra qualche minuto c'è il nostro ospite, sì, e riacquistiamo il sorriso dopo questi argomenti un po'. Però volevo farti un altro inciso, posso dire? Vai, vai, vai. Oggi è successa un'altra cosa che adesso, lasciando stare le altre nazioni, sì, se torniamo in casa nostra, sì, il nostro Parlamento, nello specifico la Camera dei Deputati, mm-hmm, ha votato una legge molto importante per il popolo italiano. Ma forse una legge elettorale? Sì, esattamente. Ah, ho capito. Ci capiamo al volo, sì, come, sì, mai. E addirittura è stata votata questa legge elettorale da 365 positivi, 156 no, mm-hmm, e 40 astenuti. Poi c'era anche Bersani che non si è presentato. Enrico Letta che ha votato non palesemente, sì, eccetera. Le novità di questa legge elettorale sono sempre le stesse, mm-hmm, quindi novità è uno simbolo. Ne parlammo, se non sbaglio, 2 mesi fa, cioè, sì, sono già passati 2 mesi, molto approfonditamente. Biagio, forse la nostra trasmissione è anche su YouTube, no? Sul nostro canale di YouTube, si chiama L'Universo nella Mano, come la nostra pagina di Facebook, come la nostra trasmissione. Credo che ci sia la puntata in cui parliamo, dovrebbe essere quella del 12 febbraio, in cui noi parliamo ne parliamo per un'ora, quindi parliamo abbastanza in senso addentrato della legge elettorale. Penso che possa bastare. Sono 4, su internet trovate 4 righe. Noi ne parliamo per un'ora, quindi siamo molto addentrati anche in discussioni. Sì. Bene. Oltretutto, comunque, questa legge elettorale non è stata di poco modificata, mm-hmm, quindi anzi, all'inizio era del 35% il premio di maggioranza, sì, adesso è stato alzato al 37% come richiesto. Grande differenza, insomma. Comunque. È uno dei più bassi in Europa, ovviamente, sì, non è che ci facciamo mai mancare. Però adesso, a fronte di vedere dal 35 passato al 32, è meglio vederlo al 36. Vabbè, sicuramente. Purtroppo dobbiamo ragionare in questi addirittura. Poi ci sono il 12% della soglia di sbarramento per le coalizioni, il 4,5% dei partiti in coalizione, mm-hmm, che chi non passa questa soglia deve regalare i voti alla coalizione che abbia ottenuto più di 4,5%, esatto, del 4,5%. Cioè, no, i partiti nella stessa coalizione. Sì, sì, certo. E poi l'8% per quelli non in coalizione. Non allineati, i cosiddetti partiti non allineati. Una cosa che mi ha sorpreso tantissimo, sì? un ex ministro della difesa, se non sbaglio, sì? La Russa, sì? Ha proposto un emendamento a questa legge elettorale in cui voleva reintrodurre le preferenze. Addirittura. Quindi sì. Fratelli d'Italia è proprio. Ma però Giorgia Meloni l'ha fatto trasparire in diversi interventi questa sua volontà di tornare alle preferenze. Però l'emendamento La Russa è stata una realtà che non è passato, mm-hmm, per 30 voti. Quindi davvero. Sì, credo che il 5 Stelle abbia votato a favore. Una parte no. Però mi sembra sia stato votato tutto a scrutinio segreto, quindi d'altronde, senza poi ritornare ai famosi 101 del PD che hanno ulteriormente messo in crisi il proprio segretario, sì, sì, eccetera. Vabbè, comunque possiamo dire che è una legge elettorale quasi peggiore del Porcellum. Sì, ok. Benissimo, con queste belle parole andiamo in stacchetto musicale e poi torniamo con il nostro grandissimo ospite. Burning low,
Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Cause you loved her too much and you dive too deep. Where you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. E rieccoci, rieccoci sui 98.3 di Radio Gioventù con il nostro ospite. Buonasera dottore, come sta, come va? Benissimo, grazie Valerio, grazie Biagio per l'invito. Saluto i miei concittadini, che credo molti ci ascolteranno. Saluto i soci del mio club che questa sera rappresento. Saluto la mia famiglia. Benissimo, benissimo. Abbiamo quindi un esponente di centrodestra. Veniamo già da tre esponenti di centrodestra, quindi se prima avevamo analizzato un po' il PD locale, adesso stiamo cambiando un po' fazione. E questo mi fa piacere. Anche a me, perché altrimenti già cominciavano a chiamarci in alcuni modi. Adesso spero che non ci chiamino in altri modi. Cerchiamo di essere più avvalutativi, più super partes possibile. È difficilissimo, dai. Dobbiamo essere bipartisan, quindi un PD, sì. Un PDL. Ma sei vecchio adesso. Non ci facciamo mancare niente. Allora, sì. Partiamo subito, spediti come è nostra abitudine. Dottor Rodondo, lei da dove proviene politicamente parlando? Biagio, guarda, chiamami Anselmo, anche se... Valerio. Valerio, chiamami Anselmo, il titolo lasciamolo a casa. Ok. Allora, dal 94 oggi iscritto in Forza Italia, con coerenza e fierezza do atto a questi miei ideali. Non ho mai cambiato bandiera. A me piacciono poco i trasformisti, piacciono poco i traditori. Sono stato da sempre in Forza Italia nei momenti di successo e anche nei momenti difficili. Quando Berlusconi ci ha chiamato, ha vinto le elezioni. Quando le ha perse, stavo lì. La mia voglia, la mia coerenza, la fierezza di appartenere a questa bandiera mi ha portato ad espormi in prima persona. Già nel 2001 ricoprivo l'incarico di coordinatore di Forza Italia
e insieme agli amici di Pontecorvo abbiamo raggiunto dei traguardi che credo siano stati importanti, con l'espressione anche di consiglieri provinciali di Forza Italia, ricordo l'amico Valerio Pecchioli, e con la candidatura alla presidenza della provincia dell'avvocato Attilio Turchetta. Successivamente, con le varie vicissitudini che ci sono state con la fusione di Forza Italia con Alleanza Nazionale, ho aderito naturalmente al PDL, quindi era un traguardo naturale, non bisognava aderire, bisognava starci e basta, per passione, per coerenza e per fierezza. E quindi successivamente, quando c'è stata l'ultima scissione, non ho avuto dubbi a riaderire a Forza Italia, perché dove c'è Silvio sono io. Beh, molto, molto coerente. Tra l'altro, Biagio, tu mi insegni, la coerenza in Italia è virtù rara, È virtù rara, ma è importante, rara, sì, cari amici. Purtroppo è virtù rara, non c'è termine migliore. Beh, parlando di scissioni, della prima scissione con Gianfranco Fini, che è quella, diciamo, più traumatica in un certo senso, lei che ricordo conserva, che opinione si è fatto delle vicende del 2011, se non sbaglio? Guarda, il ricordo che conservo è un ricordo penoso della figura di Fini, che è riuscito non solo a dividere il PDL, ma a disintegrare l'Alleanza Nazionale o gli ex alleanzini. Recentemente Giorgia Meloni l'ha ricordato a Fiuggi, proprio domenica scorsa. Fini ha dimenticato tutto, ha distrutto tutto quello che era stato fatto di buono da Giorgio Almirante, dal grandissimo Giorgio Almirante, per cui con questa sua uscita, poi ricordo che Fini sarebbe stato, secondo me, il premier naturale dopo Berlusconi, se avesse mantenuto fede ai patti, sarebbe stato l'erede naturale, perché dopo la vittoria nelle ultime elezioni e la nomina a presidente della Camera, se non avesse o se non si fosse fatto prendere dall'ardore della poltrona di arrivare prima della sua nomina naturale, questo fatto lo avrebbe portato sicuramente a Palazzo Chigi. Ma spesso o a volte in politica, così come hai detto che è rarissimo essere coerenti, è molto facile tradire. Fini ha tradito il patto con Silvio Berlusconi, ha tradito la persona Silvio Berlusconi, ha tradito i suoi elettori, ha deciso che con una maggioranza larghissima di oltre 100 deputati, così come non c'era mai stata a livello del nostro Parlamento, ha deciso di traghettare il proprio io, il proprio essere, insieme ad altri pochi spiccioli amici, circa 32, e costituire FLI, mi sembra, Futuro e Libertà dell'Italia, che poi che credo che adesso sia diventato Passato e Libertà, o addirittura credo che sia sconfinato nella più come posso dire, Biagio, nella non lo conosce più nessuno, okay. Non se lo fila più nessuno. Nelle ultime elezioni, quelle del 2012, ha corso insieme a Monti e Casini, quindi per il fantomatico terzo polo, che invece poi è stato realizzato da Beppe Grillo, quindi da una realtà ben diversa. E invece della seconda grande scissione, quella meno traumatica, e sembra quasi per i maligni, maligni dicono che sia stata fatta per gli elettori di destra che non sono berlusconiani, che ricordo ne ha, anzi che ricordo freschissimo alla fine ne ha. Questa mi fa ancora più male. Mi fa ancora più male, perché le cose ultime sono quelle che poi vogliamo ricordare di più, ma sì. Mi fa male per un motivo, perché non oso nemmeno nominare il suo cognome, Angelino. Sì. Angelino, penso che era la persona più importante d'Italia, caro Biagio e caro Valerio. Perché? Perché Silvio Berlusconi lo aveva coccolato, lo aveva cresciuto politicamente. Era il suo padre politico. Ma con gli incarichi che aveva, cari amici, lui era, secondo me, più potente del Presidente della Repubblica, più potente del Premier ultimo Letta, con la quale avevamo fatto l'accordo, perché era segretario del PDL, vicepresidente del Consiglio, quindi vice premier del governo Letta, ministro degli interni. E quindi oltre non poteva andare, perché se facciamo un passo indietro, quando era segretario del PDL, prima di entrare al governo delle larghe intese,
quindi prima delle elezioni ultime, con Angelino segretario, il PDL è arrivato al 12%. Questa è realtà. Quindi il fatto che con lui segretario il partito è arrivato a sfiorare il 10%, perdesse di appeal completamente, ha perso le appeal, e quindi Berlusconi lo aveva comunque sistemato, perché le aveva fatto dare l'incarico di vice premier, di ministro dell'interno. Però a volte si vuole sempre di più in politica, e una cosa brutta è l'irriconoscenza. Nessuno dei due, Fini prima e Angelino oggi, ha avuto riconoscenza nei confronti di Berlusconi. Lei immagina che in un futuro, io sinceramente non credo così lontano, perché non do, non so, forse sono un disilluso, però non do molta fiducia al governo Renzi nel senso di più di 2 anni di vita. Ecco, lei pensa che in future elezioni più o meno prossime NCD e Forza Italia possano costituire un unico polo? Guarda, credo che le elezioni, per come la penso io, ci saranno ancora più presto, perché penso che ci saranno nel 2015, perché la legge elettorale a cui si riferiva prima Valerio è già nata zoppa. Al Senato penso che la finiranno di azzoppare, perché ha detto bene, un emendamento importantissimo, quello su preferenze, è stato bocciato con soli 30 voti, sì. E quindi penso che al Senato tutta la parte del PD, tutto il PD avverso a Matteo Renzi, e quindi l'ala più estrema, l'ala civatiana, l'ala bersaniana, la zopperanno. Credo che anche qualcuno di NCD voglia zoppare questa legge, proprio per evitare che l'asse Renzi-Berlusconi possa reggere. Per cui penso che qualche provvedimento si farà, poche cose, e poi nel 2015, approvata questa legge, anche se zoppa, si andrà a votare. E il centrodestra, per forza di cose, Biagio e Valerio, bisogna che si presenti unito, perché da soli non si vince, anche se credo che da qui al 2015 Forza Italia avrà ancora maggiore consenso popolare ed elettorale, però da soli non si vince. Però questa alleanza deve essere fatta chiara, trasparente, e comunque uno stop ai transfughi, cioè se vogliono rientrare alle nostre condizioni. Certamente, certamente. Ma perché io avevo sentito all'inizio, sì, della scissione, tra virgolette, tra Forza Italia, della scissione del PDL, quindi Forza Italia e NCD, avevo sentito una specie di comizio, tra virgolette, di Berlusconi, in cui diceva che comunque invitava i suoi a non sbilanciarsi troppo contro i nuovi del nuovo centrodestra, perché forse alle prossime elezioni avrebbero fatto un'unica coalizione. Ecco, secondo lei, dottor Rotondo, quali sono i motivi che hanno spinto l'ex onorevole Silvio Berlusconi a preferire le liste bloccate? Guarda, Biagio, il concetto di lista bloccata, mm-hmm, è perché un capo carismatico come Silvio Berlusconi, sì, perché lo considero tale sia nella vita privata che nella vita politica, un capo carismatico deve avere la possibilità anche di scegliere determinati personaggi che devono rappresentarci. Non dico in modo improprio, come lo faceva il Porcellum, che dava indicazioni di liste lunghissime, e quindi c'erano le più disparate figure che non venivano controllate, ma con queste liste bloccate di 5 candidati per collegio, il capo o il premier o il candidato premier può avere anche la sua influenza. Ma non diventerebbe poi un'influenza quasi da padre padrone del partito? Ecco, no, è... da padre padrone no. Lo sai perché, Biagio? Perché Silvio Berlusconi, che da tanti è stato considerato sempre in modo improprio il padre padrone, è l'uomo più liberale che ci sia. È l'uomo più liberale perché, se ben ricordi, tante volte lo hanno abbandonato diversi personaggi, ma tante volte sono ritornati. Beh, un esempio il più classico è Pier Ferdinando Casini, che sì, si è di nuovo dissociato. Dottor Rotondo, è così? Guarda, Pier Ferdinando Casini, se vogliamo fare un accostamento culinario, sì, lo considererei una pizza 4 stagioni. Sì. Lui vale per sé, per tutte le stagioni. Pier Ferdi è così: lì dove annusa la possibilità di vittoria si posiziona. Pochi giorni fa ha detto che sarebbe rientrato nel centrodestra.
ma all'uopo allo stesso tempo ha piazzato D'Alia quale uomo di fiducia nel governo Renzi, quindi il classico voler avere un piede in due scarpe, no? Sì. Vabbè, questo qua comunque Casini va a rappresentare il vecchio centro che era la Democrazia Cristiana. Sappiamo tutti che la Democrazia Cristiana faceva governi sempre con tutti, cioè era il pilastro di tutti i governi italiani, quindi lui, rappresentando questa vecchia classe politica, è sempre colui che, come ha detto Valerio, vuole mantenere un piede in due scarpe. C'è un desiderio di Forza Italia, perdonami Biagio, c'è un desiderio di Forza Italia di sostituire in un certo senso la Democrazia Cristiana se non altro degli anni 60, dai, per usare un bel ricordo. Guarda, Forza Italia rappresenta la nuova Democrazia Cristiana per diversi valori. Per alcuni valori si posiziona sui i valori fondanti della Democrazia Cristiana, prima fra tutti la famiglia, perché noi, come io dico noi, perché io mi sento appartenere a questa forza, certo, politica, certo, a questo movimento, a questi colori che mi rappresentano, poi sono bellissimi colori, bianco, rosso e verde con la scritta Forza Italia, quindi mi dà quel imprimatur a appartenere con orgoglio a questa bandiera. Tra i tanti valori che noi difendiamo, quello della famiglia. Quello della famiglia lo riteniamo la base fondante della società, e quindi è uno di quei pilastri, è uno di quegli ideali. Spesso si dice: ma dai, sei attaccato agli ideali, ancora credi agli ideali. Io sono uno che crede fermamente negli ideali. Ho scelto Forza Italia perché è il movimento, non partito, ma è il movimento che più degli altri rappresenta i miei ideali. Ecco, questa obiezione sarà stata fatta milioni di volte. Ecco, la famiglia sicuramente è un qualcosa di importantissimo per la società, la base di ogni società civile. Però Silvio Berlusconi rappresenta la famiglia in senso patriarcale classico? Rappresenta la famiglia dopo i recenti sviluppi lo sai perché rappresenta la famiglia? Perché lui dà indicazione di quello che il Padre Eterno ha creato, proprio con il creato, che comunque la famiglia si fonda su due figure fondamentali, uomo e donna, indipendentemente dal fatto che possano essere uniti da un sacro vincolo che è il matrimonio cristiano, o da un matrimonio civile, o da una convivenza, comunque viene costituita da uomo e donna, la vita che ne fuoriesce, quindi i figli che escono da questo amore coniugale, sono quelli che devono rivedere nella figura paterna e materna i loro esempi. Oggi purtroppo la famiglia è allo sfascio, e scusami se te lo dico Biagio, e scusami se te lo dico Valerio, vedo tanti movimenti purtroppo di sinistra, della sinistra italiana, che hanno fatto molto per sfasciare la famiglia italiana, perché quando mi si viene a parlare di adozioni a due persone dello stesso sesso rabbrividisco. Ecco, quindi la domanda è, spero legittima, se io fossi omosessuale non potrei votare Forza Italia? Non ho detto questo, ho detto che l'omosessuale è libero di essere omosessuale a casa sua, è libero o deve avere dei diritti civili come persona, ma certo non può pretendere di arrivare al matrimonio o di arrivare alla congiunzione o arrivare ancora di più all'adozione di un bambino, perché un bambino deve avere come riferimento il padre e la madre, e lì non saprebbe chi è il padre e chi è la madre. Questa quindi è la classica visione di centrodestra, la visione di matrice cristiana, cattolica, che è legittima per quanto ovviamente una persona è libera di vedere, ovviamente. Ecco invece, adesso che stiamo nell'ambito nazionale, poi nel prossimo stacco ci addentreremo nell'ambito locale per dare un po' voce a tutti. Per l'ambito invece immigrazione, qual è la posizione di Forza Italia? Cioè, qualcuno dice facciamoli entrare a patto che abbiano un lavoro già predisposto, qualcuno dice non facciamo entrare per niente, qualcuno dice è giusto farli entrare, sono esseri umani. Ecco, qual è la posizione di Forza Italia? Guarda, sono meno intransigente dei leghisti. Per me una persona con la pelle nera, rossa o gialla è una persona come me, come te e come Biagio, come tutti noi. Sì. Hanno il diritto di vivere nel loro o in un altro paese, purché
siano regolari, purché sia regolamentata la immigrazione, nel senso che se hanno un lavoro proprio onesto, guarda Biagio, anche nel nostro territorio a Pontecorvo, come qui nei dintorni, ce ne sono molti, e devo dire che se integrati perfettamente, noi ne abbiamo tanti di amici di pelle di colorazione diversa, ma amici se regolari. Quando poi vengono qui da noi e purtroppo non hanno possibilità di sostentamento e quindi devono per forza di cose rubare o delinquere, allora no, allora penso che ci vuole il pugno duro. Ecco, potrebbe essere una soluzione una politica estera europea, cioè inteso come l'Unione Europea che va a, volontariamente ad interessarsi dei problemi italiani perché capisce finalmente che Lampedusa non è la porta solamente dell'Italia ma la porta dell'Europa, oppure l'Italia deve fare semplicemente muro? Spero di no. No, non deve fare muro, però l'Europa non è che deve nascondersi dietro al proprio dito sapendo che l'Italia è quella in posizione più esposta. Certo. Quindi quando abbiamo chiesto l'aiuto ce lo deve dare, nel senso che mi è piaciuta la politica ultima della Spagna e del Portogallo, che hanno regolamentato di più, e quando hanno alzato la voce nei confronti della Merkel, e che mi dispiace dirlo ma è così, è il vero capo dell'Unione Europea, hanno ottenuto. Quindi se c'è una politica di integrazione, a noi va benissimo, però deve essere in simbiosi, cioè noi dobbiamo chiedere all'Europa ma l'Europa ci deve dare. Ecco, a proposito di UE, dimmi Biagio, dimmi. No, a proposito di immigrazione, sì, che il tema di immigrazione poi mi fa pensare sempre a un partito, nello specifico, che ha avuto molti rapporti con Forza Italia, poi col PDL, eccetera, che è appunto il partito della Lega, no? Il partito di Bossi. E cosa pensa di questi rapporti tra comunque la Lega e Forza Italia stessa? Guarda, da quando è cambiato un po' anche a livello di segreteria, che Bossi, poi Maroni, che ha dovuto adesso per forza lasciare a Salvini, Salvini lo vedo un po' troppo estremista. Certo, il dialogo ci deve essere anche con la Lega, perché ci affina rispetto a loro anche diversi ideali nostri, sono comuni ai loro. E quindi credo che anche in futuro si possa continuare nel rapporto con la Lega. Ecco, però su alcune cose sono veramente troppo intransigenti. Tra l'altro l'altro giorno ascoltavo una intervista a Salvini in cui diceva perché noi dobbiamo regalare 10 miliardi all'Europa. 15. Sono 15. Lui ha detto 10, vabbè. Però sono 15 miliardi che l'Italia fornisce all'Europa. Che poi l'Europa li va a dare alla Grecia. Quindi ha fatto capire chiaramente che vuole quasi secernere, quasi, sì, vabbè, diciamo vuole uscire dall'Europa, no? Cosa ne pensa lei di questa uscita o meno dall'Europa? Questa possibilità? Guarda, anche se non sarà la posizione comune di Forza Italia, io sarei d'accordo, perché purtroppo l'euro, così come è stato impostato dall'allora presidente della Commissione Romano Prodi, sinceramente ha inguaiato gli italiani. Lì bisognava fare solo una operazione semplice e trasparente, il cambio 1-1. E con il cambio 1-1 non avemmo visti raddoppiati i prezzi già dal giorno dopo dell'entrata in vigore dell'euro. Allora, con una politica dell'1-1 si sarebbero mantenuti il prezzo, i prezzi ridotti, e gli stipendi ne avevano un valore, gli stipendi del lavoratore dipendente avrebbe avuto un valore sicuramente maggiore. E però il cambio 1-1 c'è stato nel 99 comunque per introdurre poi l'euro. E poi però alla fine però è stato deciso in questo cambio 1-1 936,27, che esatto, non abbiamo capito questa cifra poi da che cosa è stata presa. Quindi per alcuni aspetti non lo ritengo proprio negativissimo. Ultimamente sì. io essendo uno studente di giurisprudenza, no? Sto studiando appunto il diritto dell'Unione Europea, e la mia professoressa ha comunque illustrato quelli che sono stati i vantaggi e quelli anche che sono stati gli svantaggi di entrare in un'Europa come quella di oggi. E uno dei vantaggi, soprattutto per l'Italia, è stato quello appunto di non entrare nei mercati, non di entrare, di rimanere nei mercati finanziari come, tra virgolette, un cane sciolto, diciamo. Cioè, se tutti i paesi europei fossero rimasti nei mercati finanziari tutti sparsi, forse sarebbero stati fagocitati da quelli che sono le grandi potenze. Quindi
fare questo blocco UE da 500 unico. Milioni di persone, insomma, quasi un Stati Uniti d'Europa. Il PIL d'Europa, sì. Cioè il PIL europeo supera il PIL degli Stati Uniti. Sicuramente sì. Avrebbe un peso non indifferente, però per certe cose, per certi canoni della struttura europea, noi siamo stati penalizzati, perché quel famoso 3% che non si poteva sforare nemmeno al 3.1, per sì. esempio, altrimenti ci avrebbero penalizzato, quello ci ha penalizzato ecco. fortemente. Il sicuramente Romano Prodi con la sua politica e il l'Ulivo dell'allora appunto presidente Prodi ha avuto le sue colpe e i suoi meriti, però in 10 anni di berlusconismo Silvio Berlusconi non ha forse non è stato capace di sbattere i pugni sul tavolo dell'Europa, e addirittura il punto più basso l'abbiamo toccato quando la Merkel e Sarkozy si guardano e ridono della situazione italiana. Quello è stato umiliante, non solo per i berlusconiani, non solo per chi vota Forza Italia, ma per tutti gli italiani. L'Italia intera, dai. Questo è vero, però credo che tante cose, a volte le clac organizzate riescono a organizzare anche un simpatico siparietto tra Merkel e Sarkozy. Sì. Sai, il fatto del 2011, quando hanno fatto dimettere Silvio Berlusconi, in pochi mesi lo spread è passato da 180 a 515. Sì. Sai, questa parola spread fino a giugno del 2011 non la conosceva nessuno. Nessuno sapeva che cosa fosse lo spread. Addirittura alcuni onorevoli, se le avessero chiesto che cos'era lo spread, glielo chiesero le Iene, non lo sapevano. Ti potevano dire che era un condimento ottimo per degli spaghetti. Sì. Allora, far salire lo spread grazie anche alla collaborazione fattiva del Colle, perché io su questa parte, poi se mi dai 2 minuti, certo, del Colle insieme a Monti, che era stato già contattato con la sua Goldman Sachs. Tu sai che Monti era socio della Goldman Sachs, non ci vuole niente con l'alta finanza speculare. Quindi e a far Goldman alzare lo spread da 180 a 500 in 3 giorni. Quindi l'obiettivo non era quello di far alzare lo spread a 500, era quello di mandare a casa Silvio Berlusconi, che non aveva detto sì a determinate politiche europee di Sarkozy e della Merkel. Quindi, riassumendo, Goldman Sachs, diciamo subito che è una banca mondiale di natura ebraica, quindi molto ricca, e Mario Monti, sappiamo tutti, è il senatore a vita, ex premier della Repubblica, quindi ci ha esposto la sua visione, da molti condivisa, specialmente dopo le ultime rivelazioni di Friedman, che è quel giornalista che parla come staglio olio. Sì, molto, anche ammazziamo il gatto pardo. Sì. Molto, molto interessante. Biagio, volevi fare qualche domanda sugli ultimi anni, non so, sulle droghe magari, perché sì, le droghe sono, dopo le ultime vicissitudini, sono un punto sì, molto caldo, no? Su questo tema della riduzione della pena per le droghe leggere, quindi non più parificarla come era stata fatta nella precedente legge, lei qual è la sua opinione nei riguardi di queste droghe, diciamo, leggere o no? Su questo sono molto deciso per 3 motivi. Uno, ti parlo dal punto di vista professionale, perché lavoro nella sanità, dal punto di vista politico e dal punto di vista di padre. Per me le droghe sono droghe. La droga incendia il cervello. Hashish, marijuana, cocaina, eroina, ecstasy, sono droghe. Sì. L'aver bocciato da parte della Corte Costituzionale la Giovanardi Fini... Sì. Forse era l'unica cosa buona che aveva fatto Fini durante la sua presenza al governo con Berlusconi, mi lascia di stucco, perché spacciare hashish o spacciare eroina significa spacciare morte. Oggi i ragazzi che purtroppo vivono problematiche non semplici muoiono con l'hashish, muoiono con l'eroina, muoiono con la cocaina e muoiono con l'estasi. E a riguardo invece degli cosiddetti spinelli, se parliamo al gergo giovanile. Sì. Il gergo giovanile, dal punto di vista della esperienza, perché sono un papà già maturo, perché io ho 2 figli, uno di 19, uno di 17 anni, quindi nel fiore dell'adolescenza, ti dico che lo spinello poi ti spinge oltre. Okay. Beh, da questo punto di vista potrebbe essere accettata, però secondo varie statistiche, tra cui, se non sbaglio, anche l'UNICEF a un certo punto si interessò di questa visione. Zero morti per cannabis nel mondo, quindi questo è un dato importante. Ecco, se poi però, come dice giustamente il dottor Rodondo, deve essere un inizio, stop a tutto. E quant'altro? Bene, stop al fumo. Assolutamente sì. Caro Francesco, si manda un po' di musica, poi torniamo con le vicissitudini di Pontecorvo, della nostra regione e del nostro territorio, che è sempre bellissimo.
Mille Voglie di Roberto Marinelli. Mille Voglie è caffè, bar, gelateria artigianale e cioccolateria. Lo trovate a Castrocelo in via Casilina, a 200 metri dal semaforo, direzione Frosinone. FD Market, alimentari e diversi, accessori, carni fresche di produzione propria e in più vendita di pellet. FD è aperto con orario continuato e lo trovate a Castrocelo in via Casilina a 50 metri dal semaforo in direzione Frosinone. Caffè Bella Vita, bar, gelateria, paninoteca, tabacchi, super enalotto. È inoltre possibile fare ricariche post pay e pagare il canone RAI. Non manca mai poi il divertimento con le frequenti serate ballo. Lo trovate in via Casilina Nord a 50 metri dal semaforo a Castrocelo. Telefono 0776 777 079. Torniamo sui 98.3 di Radio Gioventù con l'universo nella mano. Siamo io, Valerio, il dottor Rotondo e Biagio, che vi parlano di Pontecorvo. E la prima, il primo argomento non può che essere l'ospedale e la Casa della Salute. Ecco, all'amministrazione comunale, sta dicendo al governo, all'amministrazione comunale, cioè c'è un'amministrazione di centrodestra, possiamo dirlo. Ecco, non ha rispecchiato però il volere in toto dei pontecorvesi. Qual è stata quali sono stati i movimenti per la Casa della Salute, per l'ospedale? Che opinione si è fatto lei? Guardate amici, il problema è che quando si insediò
il governo regionale di Renata Polverini, noi siamo stati penalizzati subito da un taglio che ci ha tagliato le gambe, il taglio proprio dell'ospedale. E la maggior parte dei pontecorvesi, in modo improprio, ha accusato di tutto ciò l'onorevole Mario Abruzzese. È vero che esecutivamente è avvenuto attraverso questa presidenza di regione, però voi dovete sapere benissimo che il piano che ha approvato Renata Polverini è stato il vecchio piano Morlacco, che era già in opera e in essere quando al governo regionale c'era Piero Marrazzo, il cui vicepresidente Esterino Montino, quando visitò l'ospedale di Pontecorvo da vicepresidente, aveva già espresso parere positivo su questo piano Morlacco, che prevedeva la chiusura dell'ospedale di Pontecorvo. Nel momento in cui le varie vicissitudini hanno portato alle dimissioni di Piero Marrazzo, perché permettetemi una battuta, andava in giro con cofano pieno di trans, vabbè. E allora, questa è concessa, sì. Dai. Quindi si dovette dimettere prima della scadenza, sì, del suo mandato, chi subentrò Renata Polverini dovette applicare per forza il piano Morlacco, altrimenti il governo non le trasferiva i 300 milioni di euro dei fondi FAS. Poiché il presidente di regione è anche commissario della sanità nella regione Lazio, perché noi non abbiamo un assessore regionale, quindi quel piano che ha messo in opera Renata Polverini però si chiamava piano Morlacco. Nonostante ciò, noi di centrodestra siamo stati sempre additati come gli esecutori materiali. Ecco, invece, della chiusura. Per quanto riguarda. Sì, sì, ho capito, mi perdoni. No, se ci mancherebbe. Per quanto riguarda invece le famose macro aree, è allora, sempre il piano Morlacco oppure la Polverini? Lo prevedeva sempre il piano Morlacco di appartenere a quattro grosse macro aree che noi riteniamo dannose, perché noi le riteniamo dannose ancora oggi. Quindi credo che se le eliminano facciano bene. Ti dicevo, quindi, è stato messo in essere quel piano Morlacco che ci ha disintegrato. Però mi perdoni, sì, mi perdoni dottor Rotondo, questo piano Morlacco di che anno era? Di che anno stiamo parlando? Era dell'anno precedente alla messa alla elezione di Renata Polverini. Quindi 2009, se non 2009. Nel 2009 al governo c'era Silvio Berlusconi. C'era però Silvio Berlusconi, ma tu sai bene, caro Valerio, che la sanità è regionalizzata. Il governo sulle sanità regionali non può mettere becco. Sì. Può solo dire ti posso trasferire i fondi se mi rientri con il piano di deficit sanitario. Quello che è no, poi successo, in quello realtà, che è poi successo. Quindi ci hanno sempre additato di questa chiusura che è avvenuta. Però dopo varie vicissitudini, proteste, sì, sappiamo com'è andata, per anche denunce, anche sì, denunce, comunque c'è stato l'impegno successivo, anche dopo le elezioni di Nicola Zingaretti alla presidenza della regione, della nostra amministrazione guidata da Michele Notaro, e devo fare un plauso al sindaco Notaro in questo momento e a Gianluca Nanducci, sì, in modo particolare, che hanno dato anima e corpo per ripristinare qualcosina per Pontecorvo, e hanno ottenuto quella che oggi Nicola Zingaretti si affilia di inaugurare il 30 marzo, ma che è già partita due anni fa, un anno e mezzo fa. È già un anno e mezzo che noi abbiamo il reparto di 15 posti letto per ricoverati e gli ambulatori specialistici. Adesso la chiameranno Casa della Salute, fino a poco tempo fa era reparto UCP, però questa casa della piccola Casa della Salute è già nata un anno e mezzo fa. Diamo meriti a chi ha merito. Tra l'altro, per chi volesse, ecco, saperne di più della Casa della Salute, ecco, ne abbiamo parlato con Ivan Santopietro qualche settimana fa, però il 15 marzo, prendete nota, sabato 15 marzo, sì, per chi volesse, il PD organizza, mi perdoni se parlo della no, parte... A proposito di questa cosa, ti, sì, devo dire un'altra cosa. Comunque il mercoledì, scusate, sabato 15 marzo alle ore 17 nella Biblioteca Comunale di Pontecorvo ci sarà un approfondimento su che cosa è e che compiti svolge la Casa della Salute. Che tra l'altro è in concorrenza con la visita di Napolitano a Cassino. Sì. Ma io vi annuncio di più, sì, e ve lo annuncio in via esclusiva, domani lo leggerete sui giornali. Uh-huh. Venerdì mattina invece, 14 marzo, sì, alle ore 10, presso la sala consiliare del comune di Pontecorvo, sì, il sindaco Notaro, quale istituzione prima del paese, insieme a Gianluca Narducci, insieme a tutta l'amministrazione, alla presenza, ve lo annuncio in anteprima, nessuno lo sa, della dottoressa Mastrobuono, manager ASL attuale di Pontecorvo anche, quindi del Frosinone, uh-huh, ci sarà un convegno sulla Casa della Salute. Sarà la stessa Mastrobuono che spiegherà tutto
tutti i dettagli della Casa della Salute, alla presenza di tutti i sindaci del comprensorio, e scusami se ti faccio questo appunto, Biagio, e anche a te Valerio, questo è il vero convegno sulla Casa della Salute, perché avviene in via istituzionale nella sala consiliare, senza colori politici, senza demagogia politica e senza che il PD, che la organizza il giorno 15, senza nemmeno aver invitato il sindaco del paese nella quale si tiene il convegno, perché se vuoi vedere l'invito ce l'ho qui, Biagio, te l'ho portato apposta, il consigliere Daniele Mattaroccia ha organizzato un convegno senza nemmeno far salutare il sindaco del comune di Pontecorvo, alla presenza dell'onorevole Francesco De Angelis, che non credo che si interessi molto di sanità, però vedo europarlamentare, sì, del PD, quindi credo che venga a fare qui passerella politica o comunque campagna elettorale. Però vi annuncio appunto in anteprima che venerdì mattina, e vi invito, e invito tutta la cittadinanza di Pontecorvo a partecipare alle ore 10 in sala consiliare all'effettivo convegno istituzionale sulla Casa della Salute. Ecco, come mai storicamente c'è sempre, dottore, una conflittualità molto evidente anche talvolta sui fatti, no? Ecco, per esempio, più volte ho sentito anche da, se non sbaglio, adesso non vorrei dire una grande baggiata, ma lo stesso Mazzaroppi mi parlò delle macro aree istituite dalla Polverini. Ecco, ecco, c'è sempre questa, ma questo è solo un esempio stupidissimo. Sì, assolutamente, ma le ha istituite Renata Polverini, però ti ripeto, riguardavano sempre quel vecchio piano Marlacco che forse in modo improprio la Polverini ha applicato, in modo di l'inesperienza che l'ha guidata doveva vedere bene questo fatto delle macro aree, perché le macro aree, sinceramente, da lettore di centrodestra, ma da cittadino di Pontecorvo e da chi vuole mantenere la salute dei cittadini viva, sì, ci hanno penalizzato, non c'è dubbio. Noi riusciamo a riconoscere, diversamente dal PD, quando si fa un errore. Renata Polverini con le macro aree ha fatto un errore. E quindi comunque questo piano Morlacco, sì, allora le macro aree sono state quindi riprese dal piano Morlacco da parte, sì, della Polverini. Però la Polverini in qualità di presidente del regionale non avrebbe potuto bloccare, cioè, se assolutamente potuto, sì, bloccarlo questo piano, assolutamente Morlacco, sì. Non l'ha fatto perché, poiché doveva rientrare col deficit sanitario, ha messo in opera quel piano, perché altrimenti, ti ripeto, non ne avrebbe avuto i 300 milioni di fondi FAS. Però sicuramente avrebbe potuto vedere meglio, perché vedere adesso l'ospedale, il pronto soccorso dell'ospedale di Cassino o di Frosinone oberato da presenze e da utenze che stanno addirittura 24 ore, sì, sui lettini, sulle barelle, mi, sì, fa soffrire. Però sapete bene che in un momento di crisi nemmeno si possono avere, a distanza di pochissimi chilometri, tanti doppioni, quindi c'erano dei reparti anche nel nostro ospedale che erano il doppione dell'altro, quindi io penso che sarebbe stato meglio potenziare nell'uno o nell'altro ospedale alcuni reparti, ma che vivessero in simbiosi. Sì, questi, perché poi quei diritti, come è sacrosanto il diritto alla salute, non possono essere tralasciati neanche con la scusa della crisi. Assolutamente. Ecco, no. Quindi che cosa è mancato? La pubblicità dell'azione di Renata Polverini? Non è mancata la pubblicità, è che c'è stato, che sono emerse una serie di proteste, a volte anche tra virgolette incivili, perché poi ci sono delle proteste fattive e delle proteste fatte giusto per fare. Se pensi bene che alcuni componenti di quei comitati, io ne facevo parte del comitato pro ospedale, poi quando ho capito che si andava verso un muro di gomma, un muro di politica, l'ho abbandonato. Cioè, quando si fanno delle proteste solo per obiettare che non va perché l'ha fatto un altro di un altro partito, non mi piace più. Ecco, quindi possiamo abbandonare questo mito che la rivoluzione è solo a sinistra? Lo possiamo abbandonare. Ecco, io sarei pronto a fare una rivoluzione, la farei contro tante cose, caro amico, la farei, perché oggi, se mi permetti questo inciso, vi volevo annunciare che da presidente del club Forza Silvio Pontecorvo, e tra poco ne parleremo, sì. Ah, allora lo rinviamo a dopo. Ah, ok. Ecco, però mi viene in mente che chi ha preso realmente le denunce è stato un esponente di Rifondazione Comunista, che, sì, è Guglielmo Maddè, che è molto attivo sul territorio, questo assolutamente, però l'ha presa anche Gianluca Narducci, che è un esponente nostro dell'amministrazione, consigliere comunale, sempre presente, anche lui ha preso due denunce.
per aver occupato l'autostrada. Questo mi sembra un po' il controsenso della giustizia. Benissimo. Attuale. Benissimo. E ecco, invece i pontecorvesi rimproverano un po' una complessiva, ecco, in un contesto molto generale, non tanto inefficienza quanto immobilità del governo di Pontecorvo, ecco, dell'amministrazione pontecorvese. E noi siamo qui apposta per darle una stimolata. Tutto nasce perché si è voluta costituire una lista civica. Io personalmente sono contro le grandi intese o le larghe intese, come si suol dire, e purtroppo noi, avendo candidato nella nostra lista, perché io ho sostenuto la lista di Michele Notaro, sindaco, per la rinascita di Pontecorvo, avendo candidato anche 3 esponenti del Partito Democratico, non voglio fare politica bassa, ma purtroppo abbiamo subito i loro ricatti. Abbiamo subito i ricatti del PD dal primo momento. Dal primo momento il PD ricattato questa amministrazione su qualsiasi punto. Poi venivamo da una storia difficile, perché capisci che uscire da una storia difficile come quella nostra pontecorvese, senza entrare dentro, con delle vicissitudini difficili, hanno portato anche a fare delle scelte diverse. E un po' lo posso imputare anche all'inesperienza, perché si è costituita una lista di neofiti della politica, pochissimi avevano partecipato già ad elezioni, quindi anche un po' l'inesperienza. E poi ti posso fare una confidenza, tu sai che purtroppo il patto di stabilità a cui sono sottoposti i comuni oggi è allucinante. Cioè, noi abbiamo degli avanzi di cassa enormi, noi abbiamo quasi 6 milioni e mezzo di avanzo di cassa che non possiamo toccare a Pontecorvo. C'è un avanzo di cassa altissimo che non si può toccare perché il patto di stabilità ci impedisce di farlo. Allora, ecco, questo è il mio appello da fare al governo Renzi, o se lo deve fare il governatore regionale Zingaretti, di allentare il patto di stabilità per questi comuni. E poi io, da presidente del club Forza Silvio, che oggi chiedo all'amministrazione io cerco di stimolare questa amministrazione, che quest'anno, che ci divide dalle elezioni prossime amministrative, si possano realizzare quelle cose che fino ad oggi non sono state fatte. Ecco, però l'essere arrivata all'ultimo anno di mandato dei 5, ecco, non è già un demerito? Tu sai benissimo che le legislature iniziano e finiscono, e la legislatura, un sindaco deve aver bisogno sempre di 2 legislature per portare a termine o a compimento determinati obiettivi. Diciamo, la prima è sempre di programmazione, e quella seconda, che è quella di realizzazione. Ecco, quindi quest'anno, che già ci divide dalle elezioni, e l'altra, se ci sarà un secondo mandato, chiedo che si possano realizzare quelle cose che il popolo, o comunque i giornalisti, ci imputano che non sono state realizzate. Però lei... fermo restando che io non appartengo all'amministrazione, certo, in modo diretto. L'ho sostenuta, la continuo a sostenere, però non sono un fattivo partecipante o esecutore. Però molti, a questa sua affermazione, che comunque è stata fatta anche da altre persone, hanno risposto che molte amministrazioni che hanno forse trovato qualche bilancio più falsato, cioè non falsato, più, come si dice, un bilancio peggiore rispetto a quello che era prima, hanno comunque portato a compimento delle cose nella prima legislatura, quindi non c'è stato bisogno di entrare nella seconda per fare determinati cambiamenti, per effettuare determinate cose. Diciamo. Non ricordo negli ultimi 20 anni sindaci che abbiano ricoperto un incarico solo per una legislatura, tranne due che sono stati sindaci per pochissimo tempo, miei amici, ai quali va il mio saluto, al dottor Costantino Riuscito e al geometra Simone Miceli, che li saluto con affetto, ma gli altri sindaci degli ultimi 20 anni hanno sempre ricoperto 2 incarichi. Non intendevo dire che non hanno ricoperto l'incarico anche per la seconda legislatura, ma determinate cose sono state fatte già nella prima, quindi non c'era questo momento di crisi, ecco, forte che c'è attualmente. Da elettore di Forza Italia, lei crede che Michele Notaro sia un cavallo vincente per le prossime elezioni? Allora, io, da elettore di Forza Italia,
Italia, credo innanzitutto che noi dobbiamo partecipare, noi come forzisti, noi come berlusconiani, dobbiamo comunque fare una lista politica. Chiunque voglia, negli ultimi frangenti, negli ultimi giorni si parla sempre di più con forza di un mio ingresso nella compagine amministrativa alle prossime elezioni, quindi con un coinvolgimento diretto, e dico con forza che io dirò sì a un progetto purché sia di solo politico. Cioè io l'esperienza delle larghe intese non la voglio più, non voglio più non mischiarmi, penso che il centrosinistra debba farsi la lista di sinistra, io voglio partecipare a un progetto politico di Forza Italia. Attualmente il sindaco che noi abbiamo, Michele Notario, è di Forza Italia. Se lui si rivede nel mio progetto politico, credo che possa essere il candidato di Forza Italia, però deve riconoscersi in un progetto politico, perché se anche l'amico Michele si riveda in un progetto civico, non ci starei più io. Ecco, forse una telefonata, ci siamo, Francesco? Pronto? Sì, ci... Buonasera. Buonasera, buonasera, con chi parliamo? Con Daniele Mattarocci. Ecco, l'ex innanzitutto salutare il signor Anselmo Rotondo che è lì. Daniele, ti saluto con affetto. Come? Ti saluto con affetto. Lo sai, io il rispetto personale ce l'ho sempre con tutti, ricordate, questo assolutamente, lo sai bene. Assolutamente. Okay. Poi sull'aspetto politico, naturalmente, ho da dire anche la mia, visto che tu hai detto la tua. Assolutamente, assolutamente sì. No? Assolutamente sì, sono Valerio, assolutamente sì, caro Daniele, è stato anche nostro ospite in una delle prime puntate. Ma mi aspettavo la sua chiamata. Ma ben vengano le chiamate, assolutamente. Viva il contraddittorio, altrimenti qua la democrazia. Assolutamente. Ecco Daniele, quale domanda oppure quale affermazione ti sentivi di fare? No vabbè, io guarda, non ho chiamato per fare polemiche chissà di che tipo, naturalmente voglio precisare alcune cose, perché sentire dalle parole, dalla bocca di Anselmo, che ripeto è un amico ma a livello politico abbiamo una visione diametralmente opposta, che l'ospedale di Pontecorvo diventa casa della salute un'altra po' grazie a chi ha governato insieme alla Polverini, che poi sono i suoi esponenti tipo Maria Bruzzese e compagni, insomma mi sembra un po' difficile. Esiste da due anni, Daniele. Esiste da due anni la Casa della Salute, Daniele. Guarda, e tu lo sai. No, e tu lo sai. Non sì, perché Zingaretti non verrà a inaugurare niente altro di più che quello che già c'è. Però scusami, perdonami. Forse non hai detto bene quello che effettivamente è la Casa della Salute. Allora, Daniele, mi perdono un secondo, sono Valerio. Ecco, se inaugura tu... come quella di Sezze, che ha inaugurato solo un centro antiviolenza, ecco, nella Casa della Salute. Ecco, la prego anche a lei, dottor Rotondo. No, guarda, un secondo. Daniele, scusami, ecco, placo tutti e due. Allora, Daniele, se per te va bene, hai due minuti per parlare e poi il dottor Rotondo risponderà. Spero che così possa. Guarda, io faccio solo una domanda. Così faccio una domanda ad Anselmo in modo che. Lasciamo perdere un contraddittorio, perché il contraddittorio naturalmente lo facciamo al di fuori della radio. Ok, va bene. Allora, la domanda che faccio ad Anselmo, sì. Che cosa ha fatto cambiare la sua posizione nei confronti dell'amministrazione, visto che i primi anni dell'amministrazione in cui ero anch'io in maggioranza era nettamente contrario a Michele Notaro, sì. Oggi invece rappresenta l'ottimo sindaco, cioè un qualcosa che è diametralmente opposto da quello che pensava fino a qualche tempo fa. Io davanti ho l'articolo di Interno 28 in cui dice Pontecorvo, veleni nel PDL, Rotondo, caro sindaco, la coerenza dov'è? Insomma, Anselmo, ti chiediamo coerenza, ma non tanto noi perché siamo del PD, ma penso i cittadini. Va bene, grazie Daniele. Se avrai qualche altra domanda, sarai libero di richiamarci. E buonasera allora. Ecco, prego dottor Rotondo. Daniele, ti rispondo subito, mi devi concedere 2-3 minuti. Sì. Innanzitutto tu sei stato eletto anche grazie ai miei voti, perché se non aveva i miei voti la tua lista, tu non saresti stato eletto consigliere comunale, quindi mi devi anche ringraziare di questo.
Poi, lo sai che cosa mi ha portato a cambiare idea sulla lista di Michele Notaro dopo che avete avuto le prime difficoltà? Il fatto che non ci state più voi del PD, il fatto che non ci stai più tu come assessore all'urbanistica, che per 3 anni e mezzo, mi dispiace dirlo, non hai fatto niente per Pontecorvo. A Pontecorvo, durante i 3 anni e mezzo di tuo mandato assessorile, sono state approvate 6 concessioni edilizie. Sta scritto nel registro e nel brogliaccio dell'ufficio tecnico. Quindi tu da assessore sei stato nulla. Mi ricordo di te solo la truffa del pulmino amico, alla quale anch'io ho partecipato, perché è stata una truffa, lo sanno tutti i pontecorvesi. Ecco, ci spiega dottore, ti spiego, guarda, l'iniziativa era bellissima. L'iniziativa, io sono stato contattato dall'ex assessore Mattaroccia, sì, come imprenditore, sì, a voler partecipare alla costituzione di un bel progetto, sì. Il progetto era questo: noi imprenditori di Pontecorvo, alla quale poi a questo progetto hanno aderito oltre 10 imprenditori, mm-hmm, tiravamo una somma di denaro nostra scelta, uh-huh, che avrebbe permesso al comune di prendere in affitto per 4 anni un pulmino che chiamavano pulmino amico. Uh-huh. Io ho tirato fuori bei soldoni, cari amici. Non facciamo nomi. Perché siamo signori, ovviamente. Ho tirato fuori bei soldoni. Okay. L'ho fatto perché questo pulmino amico aveva una finalità di solidarietà alla quale io sono attaccatissimo. Uh-huh. Poi vi spiegherò altre iniziative che faccio, non per pubblicità. Assolutamente. Insieme ad altri amici abbiamo tirato fuori i soldi. Daniele ci ha chiamato, ci ha inviato lui personalmente una signora di sua conoscenza, emiliana credo, uh-huh, quindi del nord, che ci ha spiegato questo progetto. Questa società dava al comune di Pontecorvo per 4 anni incomodato gratuito relativamente, perché gli avevamo tirati fuori noi i soldi. Un pulmino attrezzato per i disabili, per trasportare i disabili ove lì non si potesse arrivare a fare la dialisi oppure ad accompagnarli per altre iniziative. Subito abbiamo detto sì, perché indipendentemente dai colori, anche se l'assessore era Daniele Mattarocci del PD, a questa iniziativa ho detto subito di sì. Il pulmino doveva essere consegnato il 30 giugno del 2013. Siamo al 12 marzo del 2014, non se ne sa più nulla. Naturalmente Daniele si è dimesso da assessore, se ne è lavato le mani, adesso ha preso tutto in mano l'assessore Ugo Cincis, ha precettato questa società a ridarci i soldi o quantomeno a riportare a Pontecorvo questo pulmino. Sì. Questa società ha risposto picche. Adesso il sindaco ha scritto in procura, lo posso dire con ufficialità, sì, certo, perché è stato scritto in procura che questa società ci ha truffato dei soldi, uh-huh, quindi forse verremo chiamati dalla Guardia di Finanza o verremo chiamati dal procuratore a spiegare, a portare le fatture. Comunque questo pulmino amico non si è ancora visto. Visti i benefici e visto l'idea del progetto solidale, sì, avrebbero fatto meglio a dirci, o avrebbe fatto meglio l'assessore a dirci: guarda, tirate fuori i soldi voi, lo comprate voi a Ponte Corvo, senza che dovessimo ricorrere a società satelliti. Sì. A me quello che dà fastidio, caro amico, caro Biagio, caro Valerio, è il fatto che, sì, quello che mi dà fastidio è che mi sono fatto truffare i soldi da una società lombarda, una società emiliana, forse, sì, legata alle cooperative rosse, questo non lo so, però a me questo dà particolarmente fastidio. Bene, e abbiamo poi, sì, ah, scusa, mi scusi dottor Rodona, abbiamo un'altra telefonata. Sì, ci sente? Pronto? Sì. Ancora Daniele, sì? Se riconosco la voce. Daniele? No, forse non ci sente bene. Daniele, se mi scrivi tramite Facebook le tue ragioni, potremmo parlarne. Allora, Daniele ci diceva intanto grazie dell'opportunità. Purtroppo non si sente, Francesco, vabbè, non succede niente. Ci diceva Fabrizio Falasca di che partito è, ci chiede ironicamente. Fabrizio... Beh, per favore Francesco, potresti mettere giù, per favore, grazie, ok, prego. Fabrizio Falasca credo che è stato eletto nelle file del Partito Democratico insieme all'ex assessore Mattaroccia e a Massimo Santamaria, sì, un altro esponente che ha aderito al Partito Democratico, che adesso è fuoriuscito, presidente del, sì, Consiglio Comunale, è stato eletto anche lui nelle file del Partito Democratico, però lui ci dice che dal Partito Democratico, dai componenti del Partito Democratico non ha avuto sostegno elettorale, per cui i suoi voti sono stati suoi. E ti dico di più, quando è andato nella sede del partito, questo ci raccontano gli amici del Partito Democratico, perché sono amici, ne abbiamo tanti di amici del Partito Democratico, proprio l'ex assessore Mattaroccia, quando si è dimesso, ha deciso di dimettersi, Daniele deve avere il coraggio di dire per
perché si è dimesso da assessore comunale. Non deve dire perché, lo deve dire, e si è dimesso perché dopo le elezioni regionali, quando lui aveva sostenuto ufficialmente il professore, ottimo professore Peppino Moretti, mio amico sindaco di Esperia, che ritengo una persona degnissima, dopo che lo ha sostenuto, avendo avuto un risultato eccellente a Pontecorvo perché ha preso oltre 1000 voti, con questa sua ipotetica forza, perché diceva che erano assoggettati tutti a lui i voti, è andato dal sindaco Michele Notaro a chiedere il posto da vice sindaco. Quindi ha detto: o mi fai vice sindaco perché adesso ho vinto le elezioni regionali, cosa che non era vero, perché noi comunque siamo stati il primo partito al Senato, il primo partito alle regionali, mi sono sbagliato con le elezioni politiche, siamo stati comunque il primo partito. Ha detto: o mi fai entro una settimana vice sindaco a nome del Partito Democratico o abbandono l'amministrazione. Visto che la risposta è stata negativa, perché non si deve andare, non si devono rincorrere le poltrone, ma bisogna rincorrere la buona amministrazione, cosa che purtroppo l'ex assessore Mattaroccia non ha fatto, allora lui ha chiesto a Fabrizio Falasca e a Santa Maria di seguirli. Santa Maria lo ha seguito, Fabrizio no, perché Fabrizio aveva preso un impegno con l'amministrazione Notaro, perché questa lista è nata civica all'inizio, sì. Quindi non è che è politica. Pontecorvo rinasce. Pontecorvo rinasce, è nata da varie anime, sì. Ci sono anche degli elementi che non sono allineati, politici, non sono allineati politicamente. C'erano delle larghe intese. Quando ha chiesto anche a Fabrizio Falasca di seguirlo in questo suicidio politico, di abbandonare l'amministrazione, e Fabrizio non l'ha fatto, addirittura nella sede del Partito Democratico, che si votava per alcune primarie, credo per Renzi Bersani, prima delle politiche, lo hanno additato come traditore, addirittura l'hanno cacciato dalla sede del Partito Democratico. Bene, puntualizzazioni che vengono da Facebook. Allora, quindi Daniele Mattaroccia, l'ex assessore, ci dice che il pulmino amico lo ha fatto l'ex assessore Cristian Proietti e l'ha trovato già fatto come, allora, Cristian Proietti era assessore ai servizi sociali quando è nato il progetto, sì. Ma dopo le dimissioni di Cristian Proietti, dopo le dimissioni, la delega ai servizi sociali è andata all'amico Daniele Mattaroccia, ecco. E a me mi ha contattato Daniele Mattaroccia, ho la registrazione telefonica se volete. Ecco, Daniele insiste dicendo ovviamente ognuno tira acqua al suo mulino, logicamente ognuno è libero di dire ciò che vuole nei rispetti della legalità e dell'amore, assolutamente sì. Io poi ho le carte. Daniele ci dice: non ho alcun legame con il pulmino amico. E ci dice ironicamente: lo querelo, siamo sicuri che sia una goliardata. Assolutamente, vabbè, ma non è un problema, noi abbiamo le carte. Io e altri 8 imprenditori che stanno incazzatissimi per, sì, questo fatto. E comunque siamo stati arrabbiatissimi e siamo stati contattati tutti e 9 da Daniele Mattaroccia. E ci dice veramente diffamatorio. Speriamo. È diffamatorio, però è la verità. Calmiamo gli animi. Assolutamente, calmiamo gli animi e parliamo di una bella cosa per il territorio di Pontecorvo, che è il Forza Silvio Club. Ecco, ci descrive un po' come è nato, su quali idee, su quali ideali, dottor Rotondo. Allora, sempre dopo questa scissione politica che è avvenuta nel PDL. La mente geniale di Silvio Berlusconi, perché lo hanno sempre considerato un morto che camminava e puntualmente ha sempre disintegrato democraticamente la sinistra alle elezioni, perché noi Silvio Berlusconi, quando è stato eletto premier, è stato sempre eletto democraticamente dal popolo, non ha mai preso abusivamente quel posto, il Palazzo Chigi se l'è sempre sudato e conquistato, cosa che ultimamente invece non vediamo nella sinistra italiana, perché gli ultimi due governi e gli ultimi tre governi, diciamo, di sinistra, perché anche Monti è un uomo di sinistra. Beh, dottor Rotondo, lo diciamo. Come tanti capitalisti italiani che si nascondono dietro il Partito Democratico, perché è il vero partito dei poteri forti, è il partito che comanda Repubblica, Corriere della Sera, la Lega Coop, addirittura presidente di Lega Coop adesso è ministro del lavoro. Facciamo un nome: Carlo De Benedetti. Tessera numero uno. Adesso va. E ti dicevo, sì. Di queste tre non elezioni. Di governo abusivo, sì. Per me un governo è abusivo quando non viene legittimato dal voto popolare, dovrebbe, come potrebbe avvenire anche in un paese, sarebbe bruttissimo avere un sindaco non eletto dal popolo, certo. Quindi è il popolo la legittimazione democratica. E quindi la mente geniale di Silvio Berlusconi che cosa ha pensato? Che di ritornare a Forza Italia, mm-hmm, che era stata nel 94 un movimento straordinario, di mettere sul nome di questi club, di queste settimane
elezioni che prima avevamo il suo nome che tira sempre, e quindi di creare questi club Forza Silvio. Chi è affiliato al club Forza Silvio automaticamente è iscritto in Forza Italia, e noi subito abbiamo carpito questa iniziativa del nostro carissimo e amatissimo presidente, e io in prima persona ho guidato gli amici storici di Forza Italia. Abbiamo iniziato da circa un mese e mezzo, abbiamo iniziato nella nostra sede storica in Palazzo Grossi, in via San Giovanni Battista, che gentilmente ci offre l'amico caro Gino Trotto, che è stato fino a poco tempo fa antistante l'ospedale, no? coordinatore. Sì. E così quando ci affacciamo vediamo i danni che ha fatto Renata Polverini, lo volevo ricordare agli amici del PD, e coordinatore perché loro dicono che i danni li ha fatti. E quindi noi ci affacciamo e vediamo i danni, e quindi l'ex coordinatore Gino, che adesso mi affianca sempre, ha detto subito sì, insieme a tutti gli altri amici. Abbiamo un ex sindaco, Giancarlo Zonfrilli, sindaco di Pontecorvo per una legislatura, altri amici, stanno entrando i giovani con forza, ci siamo affiliati a questo club. Abbiamo fatto la registrazione online, ho due ragazzi straordinari che si interessano di web communication, a me non piace parlare inglese perché tutti i significati delle parole devono andare in italiano. Comunicazione su internet. Uno è il figlio del qui presente Emilio Di Rollo, Emanuele Di Rollo, un altro è Gabriele Fellone, che si interessano, hanno creato un sito Facebook, Club Forza Silvio Pontecorvo. Abbiamo costituito un mero direttivo, come ce ne dà atto lo statuto, e stiamo andando avanti con una serie di iniziative. Pensiamo di poter essere disponibili sul territorio per un'iniziativa al mese, senza copiare Matteo Renzi, e di essere disponibili sul territorio, perché io voglio, da presidente di questo club, sono stato eletto per acclamazione, mi dispiace per gli altri se no, però sono stato eletto per acclamazione, voglio portare sul territorio nuovamente la politica con la P maiuscola. Basta Valerio, basta Biagio alle liste civiche, lo ribadisco con forza, voglio che i ragazzi si avvicinino alla politica con la P maiuscola, riscoprendo gli ideali, la coerenza e la fermezza. E vi annuncio che insieme agli amici, domenica 16 marzo alle ore 11 presso Piazza Porta Pia, presenterò alla cittadinanza, o a chi voglia esserci, il mio club. Lo dico mio perché ne sento di appartenere con forza e con fierezza. Lo presentiamo con un comizio alle ore 11 in Piazza Porta Pia. Interverranno prima alcuni soci che si sentiranno di fare un saluto, e diciamo poi chiuderò tutti gli interventi con un comizio da presidente. Ottimo. Sì, prego, Biagio. Però chiaramente è una domanda più valutativa possibile. Sì. È una domanda che mi premeva un pochettino farla, è un po' banale, scendiamo sempre nel banale comunque. Quando l'hai aperto il club Forza Silvio, che opinione aveva di quella famosa ventina di processi che erano in atto contro Berlusconi, qualche condanna che è poi pervenuta ultimamente? Sì. E cosa ne pensa appunto di questa, quella che chiama lui avversione dei giudici nei suoi confronti, oppure mala giustizia, come la chiamiamo? Allora io la chiamerei due pesi e due misure. Due pesi e due misure, perché in Italia, guardate, ci sono una miriade di inchieste incamerate e incarnierate dentro i meandri delle scrivanie dei giudici, chiuse lì. Pensiamo alla Monte dei Paschi di Siena, hanno truffato 4 miliardi di euro, e lì ci sono tutti gli onorevoli del PD che hanno preso soldi, eppure sono state chiuse, addirittura con un suicidio o omicidio, perché penso che hanno spinto quel povero funzionario a suicidarsi. Pensiamo per esempio al presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, che è stato assolto da un giudice donna, amico della sorella, con la quale aveva anche convivato insieme, aveva partecipato a un pranzo insieme. Pensiamo a Vasco Errani, il presidente della Regione Emilia Romagna, che ha dato 1 milione di euro alla cooperativa del fratello, è stato assolto perché il fatto non sussiste. E ce ne sono una miriade, Michele Emiliano, sindaco di Bari, ce ne sono una miriade. L'ultima appartiene al governo attuale, dei 4 indagati del PD, di cui non se ne deve parlare o non se ne può parlare, e del sottosegretario Gentile di NCD, non mi stanno particolarmente simpatici quelli di NCD attualmente, però lui è stato fatto dimettere da sottosegretario perché aveva ostruito l'uscita di un giornale che doveva parlare delle indagini del figlio. Gli altri 4 indagati del Partito Democratico, e si tratta della signora Barraciu, che ricordatevi non è stata candidata alla presidenza della Regione Sardegna pochi mesi fa perché indagata per truffa,
e altri tre del Partito Democratico, non se ne parla più. Renzi non pensa alle dimissioni. Ritornando ai processi di Silvio, penso che effettivamente dal 94 ad oggi c'è stata una mala giustizia nei suoi confronti. Silvio Berlusconi nel 94 era considerato l'imprenditore tipo italiano, l'imprenditore modello, veniva invitato a tutte le trasmissioni, a tutte le feste di gala dalla sinistra italiana. Quando ha deciso però di scendere in campo e di schierarsi con la destra, ha ferito fortemente la sinistra, perché con la sua forza, la sua verve, il suo entusiasmo ha distrutto il potere politico della sinistra, perché in Italia la sinistra vive di potere. I deputati della sinistra, tu mi spieghi che cosa avrebbero fatto nella vita i D'Alema, i Fassino, Rosi Bindi se non avessero fatto politica? Silvio Berlusconi invece, un grandissimo imprenditore prestato alla politica, ha distrutto quelli che erano i progetti, e insieme a Magistratura Democratica, lo dico con forza, me ne assumo responsabilità, sono Anselmo Rotondo, non ho nulla da nascondere, Magistratura Democratica, che è una fetta della magistratura perversa e maliziosa, insieme a questa magistratura hanno deciso di distruggerlo. Fino a cosa? Fino ad arrivare alla sua espulsione del Senato. Ragazzi miei, però l'hanno fatta con una violazione dei regolamenti, perché se pensate bene che il giorno della votazione di Berlusconi per la sua, come si dice, estromissione dal Senato, hanno addirittura cambiato un regolamento costituzionale, perché si è sempre votato per senatori, anche il senatore tedesco che era stato arrestato, il senatore tedesco, voglio ricordare, è un senatore del PD, vicepresidente della regione Puglia con Nichi Vendola, era stato arrestato per corruzione, e il senatore tedesco si è votato per voto segreto, e Forza Italia, che è un partito garantista per tutti, perché fino a quando non si terminano i processi, ha votato contro l'arresto. Invece per Silvio Berlusconi, e solo per lui, si sono cambiati i regolamenti costituzionali, votando a voto palese. Ed è stata la giornata più buia della democrazia italiana. Beh, scusi se la contraddico. Posso dire due cose. Prima di tutto, non contro il dottor Rotondo, no, ma per dovere di cronaca. Prima di tutto, il voto palese è stato chiesto e ottenuto dal Movimento 5 Stelle in particolare. La commissione, il presidente della commissione è un certo Stefano. Stefano è figlio del sindaco del PD di Taranto, Ipazio Stefano, e te lo dico con certezza perché mia madre è tarantina, quindi conosco bene Taranto, che il giorno della sua elezione sul ponte girevole andava girando con la pistola, ha esposto la pistola per dire: io sarò lo sceriffo di questa città. Va bene. Comunque dicevamo che è stato cambiato il regolamento alla fine. È stato fatto una piccola deroga. È stata fatta una deroga solo per Silvio Berlusconi. Solo per Silvio Berlusconi, perché il Movimento 5 Stelle ha affermato che il PD avrebbe votato a favore, e anzi contro, la decadenza di Silvio Berlusconi. Se non ci fosse stato il voto palese. Comunque penso che nei confronti di Silvio Berlusconi ci sia stato dal 94 ad oggi un fortissimo accanimento giudiziario. Non dimentichiamo poi le 27 requisitorie chieste per Giulio Andreotti, bocciate sempre dal Parlamento, quindi non dimentichiamo che prima volta nella storia della Repubblica Italiana due avvocati, Ghedini e Longo, sì, avvocati difensori di Silvio Berlusconi, sono stati indagati per falsa testimonianza. Ma voi immaginate se un avvocato deve andare di fronte a un giudice a dirgli: caro giudice, io dico quello che vuoi sentirti tu, perché adesso la legge, che hanno scritto quel biglietto dietro la testa ai giudici, la legge è uguale per tutti, l'hanno messo dietro per non vederlo di fronte. Bene, per dovere di cronaca ricordo che nel 1994 Silvio Berlusconi aveva 5.000 miliardi di lire di debiti, e quindi qualcuno osa però dire... Ti volevo ricordare che quando è stato condannato per evasione fiscale, sì? Su 567 milioni di euro, capite bene, 567 milioni solamente di euro 6. Di tasse pagate, sì, allo, sì, Stato italiano, si presume che 6 non pagate lo abbiano portato alla condanna. Se pensate che la compagna di Tabacci, attuale senatore del Centro Democratico, sì, sì, ha evaso 1249 case, quindi le ha nascoste al fisco, e quindi e due pesi e due misure, caro Valerio, ci sono, secondo il dottor Rotondo è così. Ma se pensate, bene, pure, sì, sulla satira, che è una cosa
una cosa che fa ridere, sì. No? Ne hanno dette di cotte e di crude a Ballarò, da Gad Lerner, Gad Lerner, da Santoro, la Dandini, hanno fatto nere in questi 20 anni Silvio Berlusconi, che ha sempre preso con il sorriso, sì, la satira. Questo è vero. Se pensate che penso che la scena più bella della politica italiana sia quando Silvio Berlusconi ha spolverato la sedia di Travaglio, spettacolare, molto goliardicamente, quindi l'ha presa sempre. Recentissimamente, in questa settimana, e la Pascale, sua compagna attuale, è stata offesa dalla satira italiana, però lei l'ha presa con sorriso, come Berlusconi. Lui dice che è il sale della democrazia la satira. Ultimamente, martedì a Ballarò, la attuale ministra delle riforme, Elena Boschi, credo, una ragazza, sì, di 33 anni, un avvocato di 33 anni, fiorentina, non so per quali meriti, nominata ministro per le riforme costituzionali, cosa mi dici? Ah, forse perché è una ragazza piacevole, però se era di Forza Italia forse è perché Berlusconi era pedofilo, la nominava, invece per l'ha nominata Renzi, si può fare, se può fa. La satira a Ballarò l'hanno un po' sfottuta, criticando un po', sì, le sue potenzialità di bellezza, in campo, no? No, in campo soprattutto amministrativo, certo, o costituzionale, certo. Se l'è presa addirittura ieri, leggevo, no, Laura Boldrini, no, se no, l'è presa, addirittura, ma Elena Boschi, no, leggevo Elena Boschi ieri, che forse Matteo Renzi vorrà mettere il bavaglio a Ballarò, addirittura. A Crozza, il nostro amico Claudio Quagliozzi ci saluta e ci ricorda che purtroppo a Pontecorvo c'è un disgraziato lezzo di sostanze che ancora non si capisce che cos'è. Verissimo. Ricordiamo su questa cosa, possiamo dire un'ultima cosa. Chiediamo, sì, davvero con le mani congiunte all'amministrazione di fare quanto possibile richieste all'ARPA, ai carabinieri, a tutti, perché questi odori ovviamente poi hanno ripercussioni fisiche, e il dottor Rotondo potrà, assolutamente sì, darmi da ragione. Assolutamente, ci sono gravissime malattie che vengono create. Noi pensa che in Ciociaria, quando andiamo a Roma con i nostri malati, statisticamente abbiamo un'altissima incidenza di malattie cancerose e neoplastiche, e quindi molte causate. Però agli amici volevo ricordare che proprio ieri c'è stato alla SAF, tu sai che cos'è la, sì, SAF, certo, voi sapete che, sì, cos'è, sì, la SAF, abbiamo parlato spesso, un accordo, sì, politico un po' strano, cioè hanno rigarantito al Cesare Fardelli, l'attuale presidente, che saluto con affetto e stima, anche perché ha avuto un periodo di brutta salute, insomma, e quindi lo saluto, la rielezione per l'ennesima volta, facendo un accordo NCD e UDC provinciale. In che senso? L'UDC provinciale rinuncerà a presentare le liste alle prossime elezioni europee, perché non raggiungeranno il quorum, perché ha bassissimo prospettiva, così come l'NCD. L'NCD si impegna di votare Cesare Fardelli, presidente della SAF, e l'UDC si impegnerà a portare Pallone, Alfredo Pallone, che per 20 anni ha mangiato con Silvio Berlusconi, adesso ha aderito al nuovo centrodestra. Benissimo, ci chiedono, ecco, una frase, una battuta più che altro, davvero telegrafica, sì, per quanto riguarda Notaro, ecco, siamo Augusto, ci siamo, perché stiamo un attimino aggiustando problemi tecnici, vai, manda, ecco, se è possibile, ora ci siamo, vero Augusto? Sì, ok, è il bello della diretta, perdonate questi 20 secondi, ci chiedono goliardicamente, dicevamo, sì, Notaro disse in questa trasmissione che Pontecorvo è rinata, secondo lei Pontecorvo in questi 4 anni di amministrazione di Notaro è rinata? Guarda, a volte a me gli slogan non piacciono, sì, non piacciono gli slogan, come non mi piacciono i programmi preelettorali quando si preparano, perché poi vengono sempre un po' delusi, tra virgolette disattesi, certo. Quindi se io parteciperò insieme agli amici di Forza Italia alla prossima elezione, non chiederò di scrivere programmi, realistico il più possibile. Penso che però quest'anno che ci divida dalla fine della legislatura deve essere proprio di stimolo, di sprono, sì. E io insieme ai miei di Forza Italia siamo qui a stimolare l'amministrazione. Se vengono portate a compimento quelle 3-4 cose che in realtà sono in progetto, quale la raccolta differenziata, che è fondamentale, un bel progetto per la piscina comunale, il ritorno, questo lo chiedo con forza, sì, sia come esponente di Forza Italia ma anche come commerciante tra virgolette, perché nonostante sono un farmacista, sì, però è un'attività commerciale, sì, chiedo con forza il ritorno del mercato al centro storico, perché io ho tantissimi amici commerciali
commercianti che mi chiedono tutti i giorni di superare la crisi con questo mercato al 100 soldi, che anche se quella giornata non porta sicuramente delle efficienze a livello di introiti, però ti porta la presenza di gente estranea, gente esterna che vede il negozio e ci ritorna, e comunque movimento, comunque è un modo di anche culturale di scambiare le proprie. Quindi per il momento Pontecorvo è rinato o meno? Pontecorvo rinascerà fra un anno. Ok. Ci chiedono entro la fine della legislatura se è possibile non fare il comizio con il solito camion davanti all'albero, davanti alla villetta, con tutte le macchine che passano a 2 metri da chi parla, e abbandonare una volta per tutte questa comica e orrida tradizione pontecorvese. Guarda, purtroppo se me l'avessero detto prima questo consiglio l'avrei accettato, adesso già ho fatto la domanda di richiesta, perché va, lo sanno gli amici, va presentata prima sia al comando dei vigili urbani che alla stazione dei carabinieri, quindi per questa volta annuncio il comizio in piazza Portapia alle ore 11. Successivamente mi farò consigliare dagli amici di Pontecorvo dove vogliono ascoltare i nostri magari comizi. Ecco, io posso dare un'idea, magari piazza Giovanni Paolo II, che è molto, ecco, non è proprio il centro il Pontecorvo, prossimo comizio, però è molto anzi estesa, il prossimo, no? Comizio, visto che presto noi ci troveremo di fronte a un evento elettorale importante, il 25 maggio si vota per le elezioni europee sì. Per noi già è una è importantissimo come è un primo esame, dai. Ed è un primo esame di nascituri club Forza Silvio e ritorno di Forza Italia, e noi di Pontecorvo porteremo un nostro candidato sul territorio, si chiama Silvio Ferracuti, ex presidente di Federlazio, lo appoggeremo con forza, è un uomo del territorio perché è di Ferentino. Sì. Quindi è del nostro territorio, lo appoggeremo. Quando lo presenteremo alla cittadinanza, perché faremo un comizio insieme, prometto che lo farò giù a piazza Paolo VI. Paolo II. Paolo, Giovanni Paolo II. Se non sbaglio, Ferracuti è l'imprenditore di Ferentino. Che l'imprenditore, ex presidente di Federlazio. Sì. Lui ha avuto questo flash di candidarsi alle elezioni, ce l'ha raccontato in vari incontri che abbiamo avuto, proprio attraverso il primo incontro ufficiale che ha avuto con Silvio Berlusconi. Berlusconi lo ha convocato a Roma da presidente di Federlazio, sì. Un uomo della società civile, avendo vissuto questa crisi delle imprese, certo. Lo ha convocato e gli ha chiesto questo sacrificio. Il giorno dopo, quindi ti dico già 3 mesi fa che aveva avuto la candidatura, si è dimesso da presidente di Federlazio, persona serissima, perché già non vuole vincolare la sua inizio di campagna elettorale famoso a quelli che sono conflitto di interessi. Grave, grave, possiamo dirlo, spina nel fianco della nostra povera Italia. Ecco, ultima battuta, lampo, quasi di carattere politologico, nel senso sì. Non politico di fazioni. Negli ultimi anni, negli ultimi 30-40 anni, la politica italiana ha visto una diminuzione costante e progressiva del numero degli iscritti ai partiti. Negli ultimi, ecco, lei è presidente dal 2001 sì. A Pontecorvo, quindi molto addentro alle faccende. Poi vicepresidente, sì. Ecco, c'è stata una netta diminuzione, una costante adesione. Qual è la situazione? Com'è la salute del PD, del PDL e del Forza Italia? Allora, guarda, c'è stata una diminuzione in tutti i partiti, sì. Ma proprio per questo io ho aderito a questa iniziativa. Voglio risvegliare gli ideali, voglio risvegliare le coscienze, voglio risvegliare le idee, voglio risvegliare la forza, il senso civico, no? Il senso civico agli amici, ai giovani, ai meno giovani, perché non pensiate che sempre un rinnovamento deve essere solo di carattere anagrafico. Certo. Il rinnovamento è fatto di idee, è fatto di forza, è forza di coerenza, e quella coerenza che mi ha insegnato mio padre. Mio padre è stato amministratore per tanti anni della nostra città, è stato più volte vice sindaco, ben voluto da tutti, a distanza di 18 anni dalla sua dipartita ancora vengono a riconoscere le sue doti, e mi ha insegnato sempre la coerenza e il rispetto, e io chiedo ai cittadini di Pontecorvo di riscoprire questi ideali che ci possono accompagnare in questo cammino, l'ideale della coerenza e del rispetto. Non fa niente che stiamo dall'altra parte, e comunque un'altra cosa, non abbiate vergogna di appartenere. Dite con forza di appartenere e di avere una vostra idea. Rispettiamo anche le idee altrui, anche se non lo vogliamo condividere o non le condividiamo, ma non vergogniamoci di appartenere. Io sono il presidente di Forza Italia e invito i cittadini che si sentono ad esporsi. Bene, concludiamo con la nostra categoria che si chiama Face to Face, nel quale io le proporrò 15 nomi e lei in una frase oppure un paio di aggettivi mi descrive il sì. Personaggio che le sto per dire. Personaggio per personaggio o tutti sì, insieme? No, personaggio per personaggio, okay. Lei mi dirà cattivo, bene, simpatico, sì. Travolgente, quello che vuole. Anche se oppure Augusto, fotografo. Fotografo, sì. Oppure una piccola frase, un piccolo pensiero. Sì. Allora, il primo non può che essere un grande amico, poi nemico, poi di nuovo amico di Silvio Berlusconi, neanche un caffè con lui, Umberto Bossi.
stravagante. Il numero 2 è un personaggio abbastanza simile per alcuni versi a Umberto Bossi ed è Pier Ferdinando Casini, di cui abbiamo già parlato. Buono per tutte le stagioni. Numero 3 è ancora un nome che abbiamo nominato, è Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. La freschezza e la coerenza a disposizione degli altri. Numero 4 è un nome che forse l'ha fatto un po' penare alla fine degli anni 90, si chiama D'Alema. La finezza della politica italiana. Numero 5 è appena tornato in Parlamento, si è appena rimesso, quindi cerchiamo di essere buoni per Luigi Bersani. Guarda, la persona che purtroppo odio di più per alcuni provvedimenti che ha preso. Il numero 6 è il nostro presidente del Consiglio Matteo Renzi. Simpatico ma meno travolgente di Silvio. Il numero 7 è un esponente del Movimento 5 Stelle, non so se l'ha sentito nominare, si chiama Alessandro Di Battista. Alessandro Di Battista, coerente con il movimento. Il numero 8 è il più grande segretario del Partito Comunista Italiano, che era Enrico Berlinguer. Grandissimo uomo. Numero 9 è forse il moderato per eccellenza, Aldo Moro. Aldo Moro è stato utile all'Italia in quel periodo. Numero 10 è forse il più grande politico per longevità in Italia, Giulio Andreotti. Credo il più grande è quello che ha permesso all'Italia di svilupparsi dopo il dopoguerra. Numero 11 è il nostro ex presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Un presidente meno fazioso degli ultimi tre. Numero 12 è il conduttore di Ballarò, Giovanni Floris. Non voglio essere cattivo. Ok. Il numero 13 si chiama, è un nome che a lei gli fa venire in mente stracci forse, Marco Travaglio. Marco Travaglio è stato trattato bene da Berlusconi quando ha spolverato la puzza che lui rappresenta del giornalismo italiano. Numero 14 è Michele Notaro, il sindaco di Pontecorvo. Ottima persona, persona onesta, equilibrata e molto più coerente di quello che pensate. Invece l'ultimo nome, il numero 15, è Silvio Berlusconi. L'immenso. Benissimo. Biagio, volevi salutare qualcuno? Sì, innanzitutto vorrei salutare tutti i nostri ascoltatori che con la loro pazienza ci permettono comunque di esprimerci e di far valere tutte le nostre opinioni. Sì. E poi vorrei salutare tutti i miei parenti che ci hanno ascoltato, e vorrei salutare la mia cara ragazza Eleonora e continuate ad ascoltarci. Dottor Rotondo voleva salutare qualcuno, immagino di sì, voleva ringraziare qualcuno, non so. Guarda, ringrazio i cittadini che ci stanno spingendo con la loro voglia e con la loro forza a portare avanti questo progetto. Saluto mia moglie, i miei due amatissimi, mia madre che, sapete una cosa, è più berlusconiana di me. Ah, anche, penso che anche la madre di Silvio era più berlusconiana di Silvio, è così? Bene, io ringrazio... E tutti i cittadini di Pontecorvo. Io ringrazio Anna Grazia, giusto, sua nipote, ringrazio il nostro grande fotografo Augusto, ringrazio Dalila, Emilio Di Rollo e il nostro DJ Francesco che ci fanno da Angeli Custodi in regia. Grazie per questa bellissima trasmissione. Grazie al Dottor Rotondo e ci vediamo mercoledì prossimo. Questo programma è stato offerto da Mille Voglie di Roberto Marinelli. Mille Voglie è caffè, bar, gelateria artigianale e cioccolateria. Lo trovate a Castrocelo in via Casilina, a 200 metri dal semaforo, direzione Frosinone. FD Market, alimentari e diversi, accessori, carni fresche di produzione propria e in più vendita di pellet. FD è aperto con orario continuato e lo trovate a Castrocelo in via Casilina a 50 metri dal semaforo in direzione Frosinone. Caffè Bella Vita, bar, gelateria, paninoteca, tabacchi, super enalotto. È inoltre possibile fare ricariche post pay e pagare il canone RAI. Non manca mai poi il divertimento con le frequenti serate ballo. Lo trovate in via Casilina Nord a 50 metri dal semaforo a Castrocelo. Telefono 0776 777 079.